está eh, eh. teniendo, está teniendo. galleria bellissima della nostra università per far ricordare i nostri personaggi iniziali. il ricordo delle guerre era sicuramente un omaggio alle figlie una, una persona di fisico dopo abbiamo Francesco Corsica il nostro premio Nobel il nostro intellettuale e quindi riapproparci con la memoria nel ricordo perenne questo è il motivo per cui è stata fatta questa lata una galleria di pilastri della Peneo. Una galleria di, Sa, di sassarese, Sardi. Dentro Sassare. la fanno. Presidente Sardi, Sassaresi. Non so la stessa cosa. Le, 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 le Vanno rispettate le specialità, però io cita dell'onorevole Enrico Berlinguer. Prende la parola il professor Gavino Mariotti, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Sassari. Illustre Presidente, Signora Ministra, Signor Presidente della Regione Autonoma della, regio della Sardegna, autorità civili, militari e religiose. Cari studenti e studentesse, gentile colleghi e colleghe, signore e signori, vorrei anzitutto porgere il più caloroso ringraziamento di benvenuto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver accolto il nostro invito. La presenza di cui ella oggi ci onora, signor Presidente, testimonia del suo vivo interesse per il mondo della cultura e per la nostra comunità accademica e cittadina dalla quale oggi celebriamo un grande protagonista della storia politica e civile del nostro Paese. Ringrazio della presenza i figli di Enrico Berlinguer, Bianca, Maria Laura e Marco, che oggi vivranno con noi questa grande emozione per commemorare il loro padre. Siamo qui in questo luogo solenne del nostro Ateneo e della nostra città per celebrare insieme un ricordo e una memoria riconoscente per uno dei grandi protagonisti della nostra storia repubblicana. Siamo qui per ricordare Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita. Enrico Berlinguer è nato a Sassari il 25 maggio del 1922. La sua prima formazione, la sua sensibilità umana e culturale, la sua passione politica hanno trovato le prime radici nel tessuto civile della nostra città. Sappiamo quanto sia stata importante la sua famiglia, profondamente inserita nella nostra storia e nella storia della Sardegna. Forse è proprio per l'importanza della sua famiglia che Enrico Berlinguer è stato un sassarese tipico, ma con dei tratti inconfondibili, di una certa sardità, di un sardo segnato dalle forze fondamentali che quest'isola sa esprimere nel volto e nello stile di chi abita. Quelle forze che si imprimono, lo sappiamo bene, negli accenti delle nostre parole, in una certa sobrietà dei toni, nel gusto per le cose essenziali e durature, nella passione dei legami forti, nelle grandi amicizie e nelle grandi idee, nel rispetto dello spirito comunitario. Ma anche nella forza di grandi e creative solitudini. Tutte virtù che quest'isola riesce a scolpire nel tratto tipico dei suoi abitanti. Naturalmente, insieme a non pochi difetti che a volte non riconosciamo, sufficientemente bene per poterli agevolmente correggere. Enrico Berlinguer ha portato questa virtù e anche qualche difetto di noi sardi nel grande mondo dell'impegno politico. Per capire quale sia la sua influenza, il suo carisma, la sua eredità, basterebbe ricordare il giorno triste ed epico dei suoi funerali. Molti di noi non possono non ricordare una folla immensa. L'Italia intera gli ha reso omaggio. Italiani di ogni generazione, di diverse appartenenze politiche e culturali, classi e ceti sociali differenti. L'Italia che si è commossa più volte rivedendo quelle immagini implacabili nel suo ultimo comizio. Quella tenace ostinazione e resistenza, quella dedizione a una causa che egli credeva la via maestra per la rinascita democratica dell'Italia. L'Italia intera gli ha manifestato riconoscenza e ammirazione. Ha sentito una perdita enorme, ha sentito che con la sua scomparsa si apriva un vuoto incolmabile. Anche chi non ha votato il partito che lui guidava, conducendolo a risultati persino clamorosi, alla soglia del governo del Paese, sentiva nella sincerità delle sue parole qualcosa di condividibile e prezioso. Avvertiva la preoccupazione sincera per il declino della democrazia repubblicana, la intelligente e innovativa dedizione per vie nuove per l'Italia e per l'Europa, nella crisi che veniva da lontano e che già allora riguardava le sorti dell'Europa e dell'Occidente. Non tutti potevano condividere la sua terza via tra Oriente e Occidente, tutti però, o comunque la stragrande maggioranza degli italiani, apprezzava l'impegno formidabile per una vera unità delle energie migliori del Paese. Per l'unità delle grandi tradizioni politiche e culturali della nazione, per il pieno inserimento del mondo del lavoro nella vita reale della democrazia. Moltissimi erano disposti a riconoscere in quell'intesa sofferente ma tenace tra Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, persino nella loro affinità elettiva, la speranza per un'Italia che finalmente approdava a una democrazia compiuta. Il carisma di Berlinguer è stato grande e forse irrepetibile. Sarà il tempo a verificare la solidità di alcune sue fortissime convinzioni, di alcune inimicizie implacabili, certi giudizi perentori e inappellabili. Certo è che Berlinguer sapeva guardare ben oltre l'orizzonte immediato di una campagna elettorale nella lunga e vasta storia della quale il suo partito provenì proveniva, egli era riuscito a dirimere con determinazione e coraggio le cose da abbandonare e quelle da conservare. Ha saputo interpretare, ha sap ha saputo interpretare di quella storia così profondamente legata alla sofferenza delle classi lavoratrici la volontà del riscatto sociale e culturale con un'attenzione non solo ai momenti del conflitto e dello scontro, ma anche ai destini comuni di un popolo e di una nazione. Da Gramsci, anche lui un altro grande sardo, egli aveva saputo cogliere l'idea che un nuovo blocco storico fosse qualcosa di più e di diverso rispetto a un puro conflitto sociale o di classe. Enrico Berlinguer ci lascia un'eredità importante che è giusto ricordare ma soprattutto trasmettere alle nuove generazioni. Ci sarebbe da chiedersi cosa e, co e come sarebbe stato Berlinguer nel mondo tante volte disperso e vano dai social media? Difficile, Bianca Ride, giustamente, difficile dirlo. Forse però il suo volto sofferto, solo in apparenza triste, la sua voce sicura e decisa, la sua ironia sottile, ma soprattutto la forza e la sincerità delle sue convinzioni avrebbe trovato un ascolto persino amplificato, a mio giudizio. Avrebbe forse dimostrato che quando la politica non si disperde nella logica dei piccoli e modesti interessi di parte, quando sa interpretare il mondo in cui vive, soprattutto quando contribuisce a costruire uno migliore, ottiene attenzione, adesione e consenso. Enrico Berlinguer sarebbe stato un grande leader anche oggi. Soprattutto oggi, in un tempo in cui sono in pericolo i grandi equilibri, che hanno garantito, nonostante tutto, pace e sicurezza a questa parte del mondo, in cui facciamo fatica a orientarci e a trovare nuovi assetti. E nei molti cambiamenti che ci travolgono abbiamo bisogno di grandi figure, di grandi protagonisti, di leader autentici per il bene dell'Italia e dell'Europa. Grazie. Prende la parola il dottor Cristian Solinas, presidente della regione autonoma Sardegna. Grazie, signor Presidente della Repubblica, signora Ministro dell'Università e della Ricerca, magnifico Rettore, chiarissimi professori del Senato Accademico, autorità civili, militari e religiose presenti, egregi parenti del compianto Enrico Berlinguer, signore e signori tutti presenti. Giungano a ciascuno di voi i sensi di deferenza e adamantina stima sottesi al breve cenno di saluto istituzionale che esprimo in occasione di questa cerimonia commemorativa, nella quale personalmente e a nome dell'istituzione autonomistica che mi onoro di rappresentare, ho l'opportunità di rendere omaggio ad una figura fondamentale della storia politica del Paese e del Partito Comunista Italiano. Consentitemi, però, preliminarmente, di sottolineare l'animo grato col quale accogliamo nuovamente in Sardegna il Presidente Mattarella che ha rappresentato nella più difficile emergenza sanitaria della storia moderna e rappresenta oggi, nella complessa congiuntura internazionale connessa agli scenari di guerra sul fronte ucraino, un riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini e per le istituzioni democratiche nella salvaguardia dei principi e dei valori fondanti della Repubblica. Nell'immaginifico panteon laico delle grandi personalità che la Sardegna ha offerto alla storia patria, Enrico Berlinguer si staglia per la peculiarità della sua storia personale, del suo modo di interpretare il proprio ruolo e la funzione storica del Partito Comunista Italiano nel perimetro culturale dell'Europa e, per un certo verso, dell'Occidente, nonché per il messaggio dirompente di cui si rende portatore. Se si volesse tratteggiare una costante della sua esperienza di vita e di impegno politico, sarei portato ad indicare il suo essere a cavaliere di profondi e radicali cambiamenti epocali, sempre dinanzi ad un bivio cruciale della storia, in, uh, che egli seppe interpretare sempre in modo assolutamente originale. Nasce e cresce in una temperie culturale, quella sassarese, di straordinaria vivacità, nella quale l'eco dei valori illuministici, incarnati dalla lotta antifeudale di liberazione nazionale della Sardegna di Giovanni Maria Angioi per l'affermazione di principi egualitari di libertà e fratellanza, avevano trovato una saldatura virtuosa con le istanze di una borghesia cittadina operosa ed industriosa, che rivendicava rappresentanza nelle decisioni e crescenti spazi entro i quali realizzare le intraprese della modernità industriale e la Sassari che ben ricordava i natali di Domenico Alberto Azzuni, insigne giurista e magistrato, padre del Codice di Commercio Napoleonico, al quale fatalmente è intitolato il liceo classico cittadino, che quel fermento e quel patrimonio ha saputo conservare e tramandare, formando, insieme all'ateneo turritano che ci ospita e per una certa parte alla parrocchia di San Giuseppe dell'indimenticato Monsignor Masia, una delle più formidabili classi dirigenti del paese. Antonio Segni, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, Sergio Silienti, Francesco Cossiga, solo per citarne alcuni. Ma egli è figlio anche di una più grande madre, la Sardegna, che nella generazione immediatamente precedente, la cui attività in parte si sovrappone, ha espresso personalità di incommensurabile valore come gli avvocati, costituenti, sardisti e azionisti, Pietro Mastino ed Emilio Lusso, ed il fondatore del Partito Comunista d'Italia, del quale fu segretario generale dal 1924 al 1927, Antonio Gramsci. In questa realtà così ricca di esempi e stimoli, Enrico Berlinguer nasce in una famiglia di consolidata ispirazione repubblicana ed azionista, appartenente all'aristocrazia cittadina per tradizione di toga. E per aver saputo interpretare industriosamente il progresso della meccanizzazione dei processi con l'impianto della prima fabbrica molitoria moderna in Sardegna già dalla seconda metà del Settecento. Il nonno, anche egli Enrico, fu il primo ad intraprendere l'impegno politico, portando i repubblicani sassaresi ad avere la maggioranza in Consiglio Comunale nel 1877. Fu tra i fondatori del quotidiano La Nuova Sardegna. Il padre Mario, affermato penalista, assurto agli onori della cronaca del tempo per il processo che nel 1917 pose fine alla famigerata disamistà di Orgosolo, continuò nell'impegno politico prima con il Partito Sardo d'Azione, del quale nel 1943 diresse cinque numeri del giornale clandestino Avanti Sardegna, poi con il Partito d'Azione di Parri, Lussu, Ugolamalfa e Calamandrei. Disciolto quest'ultimo dal Partito Socialista, nelle cui file fu senatore per la prima legislatura della Repubblica e deputato per la seconda, terza e quarta fino al 1968. La prima peculiarità della figura di Enrico Berlinguer risiede nella discontinuità rispetto a questo contesto, o meglio, nell'originalità con la quale egli reinterpreta il proprio portato familiare rispetto agli stravolgimenti di un presente in rapida trasformazione. Egli. Come spesso nel suo percorso esistenziale politico, opta per una terza via ed il suo impegno è da subito nella sezione della gioventù comunista che fonda e dirige a Sassari. Da questo impegno sarà coinvolto nei cosiddetti Motti del Pane. La svolta arrivò poco dopo, come ricorda Francesco Barbagallo nella sua notevole biografia, e il padre Mario, trasferitosi a Salerno, dove operava il governo provvisorio, a presentarlo il 23 giugno 1944 al vecchio compagno di scuola del Liceo Azzuni, Palmiro Togliatti, che lo assume subito come funzionario dirigente del lavoro giovanile a Roma, dove si trasferisce. Da questo momento, come puntualmente osservato da Antonello Mattone e Maria Luisa di Felice, la storia politica di Enrico Berlinquer recide, se si eccettua alla breve parentesi del 1957 da vice segretario regionale a Cagliere, il cordone umbilicale con le cose politiche di Sardegna per assumere una definitiva dimensione nazionale che avrà al centro delle proprie proposizioni questioni e orizzonti nazionali ed internazionali. In questo possiamo trovare un ulteriore tratto di peculiarità rispetto ad altre figure che ho richiamato, come ad esempio Gramsci o Lussu, che manterranno invece nelle loro riflessioni una centralità indiscussa per le rivendicazioni autonomistiche per la questione sarda. La Sardegna Sassari, Stintino, i legami familiari rimarranno per sempre nella dimensione privata dell'uomo, al pari del portato delle sue origini. Personalmente, alla luce di quanto rapidamente tratteggiato finora, con la doppia responsabilità di essere oggi presidente della Regione Sardegna e segretario nazionale dell'ultimo partito di dichiarata ispirazione e discendenza azionista, che dal 1921 conserva lo stesso nome e lo stesso simbolo, Credo che non sia stato un caso che negli anni '70, quando il Partito Salutazione ebbe il periodo più travagliato della sua lunga storia, fu proprio il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer a garantirgli la rappresentanza ospitando nelle proprie liste per le elezioni politiche i nostri compianti Michele Columbo e Mario Melis, che vennero eletti rispettivamente alla Camera e al Senato. Il pensiero e l'azione di Enrico Berlinguer, soprattutto nel suo ruolo di segretario generale del PC. Non possono essere letti al di fuori del contesto socio-economico e politico del tempo. Il lungo cursus honorum interno al partito e nelle sue espressioni internazionali fino al XIII congresso di Milano si caratterizzò nella continua affermazione di una via italiana al marxismo, distinta dal CUS e dal fallimentare sistema sovietico, al quale contrappose una sintesi di comunismo, libertà, democrazia e pluralismo che in sintonia con i percorsi dei leader del socialismo nord-europeo, Willy Brandt e Olof Palme, offrisse risposte concrete all'insostenibile squilibrio tra l'opulenza delle società avanzate e la fame delle aree del malessere e del degrado. Rimase storico il suo intervento nel giugno del 1969 alla conferenza internazionale dei partiti comunisti, il più duro discorso mai pronunziato a Mosca da un dirigente straniero, Chiosò Giuseppe Fiori. Sul fronte interno, l'Italia degli anni 70 vive il peso del terrorismo politico, che per numero di attentati e di morti, di militanti e processati è assolutamente abnorme, superiore a qualsiasi altro paese di analoga collocazione internazionale. Laddove, come nella Germania federale, il fenomeno era presente, infatti rimase comunque un fatto marginale. La situazione è analoga se si considera l'uso della violenza a cosiddetta bassa intensità. Naturalmente, questa constatazione non può ridurre la portata di quel tempo, che fu per l'Italia anche una grande stagione di crescita sociale, culturale e politica, a partire dall'istituzione delle regioni ordinarie, degli organi democratici nella scuola, l'approvazione delle leggi sul divorzio e sull'aborto, la nascita di un'università di massa, l'approvazione dello Statuto dei lavoratori. Sono alcuni significativi esempi di un percorso di modernizzazione e democratizzazione che, pur fra molti ostacoli, vivifica le speranze degli anni Sessanta, evidenziando la presenza di movimenti della società civile che rimangono in campo molto più a lungo che in altri paesi. D'altro canto, l'Italia era allora parte di un processo di ristrutturazione di dimensioni globali che evidenziava problemi nazionali radicati e irrisolti. Entrati nel decennio con una prospettiva di rapido e profondo cambiamento, quasi rivoluzionario, si finisce con una disgregazione sociale, una crisi politico-istituzionale che per certi aspetti non si è più ricomposta. Il Paese sperato negli anni del boom e della diffusione dei consumi diviene sempre più il Paese mancato, mutuando un'acuta espressione dello storico Guido Krains nella sua premiata opera Il Paese mancato dal miracolo economico agli anni Ottanta. Per comprendere a fondo questa trasformazione dovremmo dunque prima di tutto prendere in considerazione l'evoluzione del sistema internazionale. Per usare la cronologia impiegata da Osborne, nel suo Il secolo breve è come se si passasse dall'età dell'oro all'età della frana. Un segno dell'indebolimento relativo alla potenza statunitense. Potrebbe già rinvenirsi nel considerare il successo della Ostpolitik lanciata dal Premier socialdemocratico della Germania federale, che porta al riconoscimento reciproco tra Repubblica federale tedesca e Repubblica Democratica Tedesca, alla parziale integrazione della stessa Germania comunista nel sistema commerciale della CE, lasciando intravedere una possibile autonomia anche politica dell'Europa. Un elemento di controtendenza è il riavvicinamento tra USA e Cina, sancito dal viaggio a Pechino di Nixon nel 1972, che consente agli statunitensi di porre un cuneo tra i due grandi regimi comunisti. Al conflitto tra est e ovest si affianca sempre di più quello tra nord e sud, tra mondo sviluppato e nazioni che cercano la strada verso lo sviluppo. Negli anni 70, mentre si vivono le ultime propagine della decolonizzazione, si fa acuto il problema della gestione delle risorse ed emerge la difficoltà. Dopo l'indipendenza politica a procedere sulla strada di uno sviluppo autonomo. Negli anni Sessanta la questione giovanile aveva caratterizzato tutte le società occidentali, producendo movimenti di contestazione che dalla scuola investono molti altri aspetti, fino a caratterizzare un intero stile di vita. Enrico Berlinguer è in qualche modo, un antesignano di questi movimenti. Percepisce infatti con largo anticipo la portata sociale e politica della questione giovanile. E già nella sua relazione al 14° Congresso nazionale della FGC, che si tiene a Milano dal 23 al 26 giugno del 1955, intitolata L'apertura a sinistra e la lotta dei giovani per il loro avvenire, affronta temi come la piaga della disoccupazione, lo sfruttamento dei giovani lavoratori, la crisi della scuola, la libertà dei giovani il ricatto della fame e le offese alla dignità, l'emancipazione delle ragazze. Egli in quella sede, sostenendo l'internazionalismo della FGC e il socialismo come sola prospettiva di liberazione, propone quattro punti per la soluzione del problema dei giovani. In primo luogo il lavoro immediato per 300.000 giovani e ragazze l'istruzione professionale per almeno 500.000 giovani, la riforma democratica della scuola con garanzie di adeguate borse di studio per i meritevoli e la realizzazione di una scuola unica dell'obbligo sulla base della proposta Gramsciana con eliminazione della pluralità di scuole post-elementari. Berlinguer va però oltre nella sua relazione, delineando quelli che sarebbero stati i capisaldi del suo impegno politico dal leader del partito. Così propone un contributo per un nuovo indirizzo della politica italiana parte dalla lotta mondiale per la pace, per poi attaccare il simbolo della supremazia eh, politica nel tempo delle istituzioni ed aprire immediatamente all'incontro e alla collaborazione tra i giovani ed in questa cornice tra il mondo comunista e il mondo cattolico. Berlinguer scrive una cosa soprattutto dobbiamo dire ai giovani cattolici, soprattutto un appello, se ci si consente vogliamo loro rivolgere si liberino del tutto da un'impostazione discriminatoria rompano il ricatto, l'incrostazione con la quale si è finora cercato di spegnere o di ingannare le loro aspirazioni conducano più apertamente la battaglia per l'incontro e la collaborazione di tutte le forze popolari così e solo così potranno avere finalmente nel mondo cattolico in tutta la vita italiana il peso e la funzione cui aspirano una delle peculiarità di quel periodo italiano è la sua durata almeno fino alla metà degli anni 70, la sua generalizzazione all'intero spettro sociale, la sua capacità di interagire con il movimento operaio e la sinistra storica. Al 68 studentesco segue l'autunno caldo operaio che mette in movimento la massa dei giovani operai delle fabbriche, principalmente di estrazione contadina e meridionale, capaci di rinnovare le forme e gli obiettivi rivendicativi. Ma l'ipotesi di una trasformazione generale di gerarchie e logiche di potere che non hanno più alcuna giustificazione coinvolge le sfere più diverse, dalle professioni all'editoria, dalla magistratura alla medicina. Lo scenario muta rapidamente a partire dal 75-76. Sotto i colpi della crisi e del terrorismo, la carica dei movimenti si esaurisce e la stessa figura del militante, così pregnante per una parte consistente di una generazione, si perde rapidamente. Queste domande nuove, che la Società italiana del tempo propone con forza, in sintonia con il contesto internazionale, non trovano risposta nell'azione e nella proposta democratica cristiana al potere. Si apre quindi uno spazio politico che Berlinguer aveva intuito per costruire un avvicinamento tra i comunisti italiani che si rendono interpreti dentro il quadro democratico dei valori e delle nuove istanze di libertà e progresso dei movimenti, siano essi giovanili, femminista, sindacale, per la pace e per i diritti sociali con il mondo cattolico e del suo principale partito di riferimento, la democrazia cristiana. L'obiettivo dichiarato della collaborazione era naturalmente il supremo interesse a mettere al riparo le istituzioni democratiche da pericolose involuzioni autoritarie e l'uscita dalla cosiddetta strategia dell'attenzione. Ciò diventa ancora più complesso man mano che la congiuntura economica diviene sfavorevole. Pur fra molte oscillazioni, anche nella DC in crisi di egemonia si afferma lentamente l'ipotesi di Aldo Moro, che punta a coinvolgere gradualmente il Partito Comunista Italiano nell'area di governo per punterlare la tradizionale centralità democratico-cristiana. Dopo il golpe cileno dell'11 settembre del 73, che aveva portato le forze reazionali interne, in collaborazione con gli Stati Uniti, a rovesciare il governo del socialista Allende, Berlinguer si risolve a proporre formalmente, con tre successivi articoli, nella rivista Rinascita il compromesso storico. Sostanzialmente, riflettendo sui fatti cileni e sugli equilibri mondiali, egli concluse che anche in Italia sarebbe del tutto illusorio pensare che anche se i partiti e le forze di sinistra riuscissero a raggiungere il 51% dei voti e della rappresentanza parlamentare, questo fatto garantirebbe la sopravvivenza e l'opera di un governo che fosse l'espressione di tale 51%. Pertanto, nonostante un trend elettorale crescente del PC fino al 1976, Berlinguer opta per la strategia di un'alleanza organica tra i due grandi partiti popolari. Ritenendo impraticabile anche per ragioni internazionali la strada dell'alternativa di sinistra. Il punto di raccordo sono i governi guidati da Andreotti tra il 76 e il 79, che vedono prima l'astensione e poi la fiducia da parte dei parlamentari comunisti. Di questo periodo è un'altra lungimirante intuizione di Berlinguer, declinata in due successivi interventi nel gennaio del 1977, il primo a conclusione del convegno degli intellettuali. Il segretario comunista aveva chiamato a raccolta al Teatro Eliseo di Roma per mettersi a lavoro per un progetto di rinnovamento della società italiana. Il secondo, a conclusione dell'Assemblea degli Operai Comunisti Lombardi al Teatro Lirico di Milano. Come giustamente osservato da Salvatore Mannuzzo in una recente edizione di due discorsi, la proposta dell'austerità contenuta in entrambi rappresenta una chiave culturale e politica per costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla sobrietà. Il superamento delle disuguaglianze e un diverso equilibrio tra nord e sud del mondo. Contro il consumismo e un modello produttivo iniquo, continua a scorgersi in quelle parole l'attualità di una rivendicazione, di un diverso rapporto tra economia e qualità della vita, l'originalità e la lungimiranza di una proposta ancora oggi di grande attualità. Insieme alla visione sull'eurocomunismo, proposta per la prima volta nella conferenza dei partiti comunisti dell'Europa occidentale a Bruxelles nel 1974, è sviluppata nell'esigenza di costruire una società socialista nella libertà, nella democrazia e nella pace, riaffermata anche a Mosca, al 25° congresso del CUS, pur nello spirito di amicizia e di solidarietà che deve improntare i rapporti, l'austerità, connessa alla questione morale, che lancerà nella celeberrima intervista a Scalfari del 1981, rappresentano i cardini dell'eredità politico-culturale di Berlinguer. Si tratta di un'eredità complessa perché figlia di un percorso politico incompiuto, tragicamente stroncato dalla sua prematura com scomparsa. Come osservato da Francesco Barbagallo, Berlinguer è l'espressione di una politica fatta di passioni civili e di rigore intellettuale e morale. Comprese che i problemi più drammatici del mondo venivano dagli squilibri socio-economici tra aree del benessere e aree della fame. La sua condanna del consumismo più sfrenato andò di pari passo con la costante denuncia dell'occupazione partitica delle istituzioni, che stava alla base della questione morale del Decreto del Sistema Politico Istituzionale Italiano. Su questo, nel ringraziare ancora il magnifico Rettore per questa iniziativa, consentitemi di citare in conclusione direttamente Enrico Berlinguer. La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del Paese e la tenuta del regime democratico. Grazie. La professoressa Maria Cristina Messa, Ministra dell'Università e della Ricerca. Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente della Regione, magnifico Rettore Gavino, tutti i colleghi, i docenti, eh, e gli studentesse studenti, e studenti un caro saluto ai figli e ai parenti di Enrico Berlinguer. Eh, rileggendo e riascoltando gli interventi, i discorsi e le interviste di Enrico Berlinguer, ci sono concetti e principi che sono estremamente attuali per tutti noi, per i più giovani come per i più adulti. Tra le tante, vorrei partire da questa frase: Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme, non solo uno per uno. Oggi anche nel mondo dell'università e della ricerca dobbiamo imparare ad andare insieme e stiamo cercando di incentivare lavori in rete, di sistema, mettere a disposizione spazi, laboratori, aumentare la possibilità di accesso agli studi, condividere i risultati delle ricerche affinché qualcuno prima o poi possa far compiere alle scoperte e alle innovazioni un pezzetto in più nell'interesse di tutti e di ciascuno. Questo sprone a lavorare insieme, a presentare progetti in filiera come i centri nazionali che stiamo costruendo, i partenariati estesi, gli ecosistemi territoriali, è dato di certo dalle tante risorse che sono oggi a disposizione e sono a disposizione per far compiere al nostro Paese quel passo in avanti necessario al benessere di tutti. Però pensate a quante spinte in più avremmo se riuscissimo a fare nostra, ricordandocela questa frase. Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme. La pandemia, prima e la guerra in Ucraina oggi hanno fatto emergere e riscoprire, in effetti, una spinta solidaristica, un senso di appartenenza, di comunità che ne Enrico Berlinguer è sempre stata molto evidente e manifesta. Ma questo è un periodo di enormi, grandissime responsabilità responsabilità di chi governa, di chi forma, di chi educa, di chi fa impresa, di chi gestisce e produce sapere, ricerca e informazione. Siamo in una fase storica in cui se facciamo prevalere la frammentazione e i localismi rischiamo di lasciare alle future generazioni un mondo decisamente peggiore di quello in cui abbiamo vissuto. Quindi il mio primo augurio è quello di lavorare insieme con una visione internazionale ed inclusiva. A grandi progetti capaci di creare futuro. Essere uniti non significa avere un pensiero unico. Essere uniti significa saper ascoltare, riconoscere le diversità di opinioni, di vedute, di modalità di espressione e dare a ciascuna il giusto valore in una cordice di valori e voleri comuni. E quello che i giovani stanno facendo? quando parlano del cambiamento climatico, del risparmio energetico, della transizione ecologica. Una quotidiana urgenza, una battaglia che ci vedrà tutti o vincitori o tutti sconfitti. Una battaglia che deve diventare per tutti un impegno quotidiano, un vincolo morale che dobbiamo sentire nostro profondamente, soprattutto nei confronti della next generation. Una generazione chiamata a prendere il testimone per governare i paesi e garantire l'equilibrio di questo mondo. Molto complesso, forse più complesso di una volta e anche un po' impaurito. E per fare ciò è necessario avere una visione basata sulla conoscenza che si abbia a sfruttare l'originalità delle nostre menti. Bisogna essere consapevoli che le scelte e le decisioni prese oggi avranno ripercussioni tra 5, 10, 20 anni: saranno in grado di disegnare un'Italia diversa da quella attuale, e questo è quello che stiamo cercando di fare oggi. Gli impegni che abbiamo preso con il piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere rispettati, perché se così non fosse ne pagherebbero tutti, soprattutto i nostri figli e le generazioni future. E noi siamo chiamati a intervenire in questo senso. Dobbiamo essere consapevoli che per cambiare, e un cambiamento ci vuole, ci vuole coraggio, ma che in alcune situazioni non è solo necessario, ma potrebbe anche essere bello e liberante. Disse Berlinguerra in un'intervista a Giovanni Miloli: L'importante è che i cambiamenti siano adeguati alla situazione e condotti in modo tale che tutti comprendano la necessità e l'opportunità di quel cambiamento. Che tutti comprendano, questo è un altro passaggio fondamentale, fare in modo che tutti compiano scelte in completa consapevolezza. Anche nel mondo delle scienze, la comunicazione deve avere un nuovo ruolo. La comunicazione dei risultati della ricerca scientifica non dovrebbe essere intermittenza, ma un flusso continuo, un'interazione costante tra esperti e cittadini. Occorre far comprendere dietro a ogni scoperta scientifica cosa c'è in termini di tempo, impegno, passione, risorse e anche frustrazioni. Più i cittadini sono messi nella condizione di conoscere gli investimenti pubblici in ricerca e formazione e di capire cosa hanno prodotto e hanno a la, come hanno contribuito a migliorare la nostra vita, più saranno degli straordinari alleati nel portare la ricerca, la formazione e l'istruzione al centro dell'agenda politica e desiderano di stare a fianco con fiducia alle istituzioni. Dignità, coraggio, onestà intellettuale, visione, passione. Queste sono le parole e i valori che mi ricorda la figura di Enrico Berlinguer e questi sono i valori per cui tutti noi oggi abbiamo la forza di affrontare la realtà ma sempre guardando più in là e lontano. Grazie. Prende la parola il professor Omar Chessa, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Sassari. Signor Presidente della Repubblica, signora Ministra dell'Università e della Ricerca, signor Presidente della Regione, magnifico rettore. Il titolo della mia prolusione è L'eredità morale e politica di Enrico Berlinguer. Ed è un titolo che sembra suggerire che in Berlinguer sia possibile distinguere un'eredità politica da un'eredità morale. In realtà l'eredità è una sola e si tratta perciò di un'indiadi. E questa, a mio avviso, la cifra specifica dell'ascito berlingueriano. Non c'è un'eredità politica che non sia anche morale e viceversa. Pur essendo un lettore attento di Machiavelli, da cui eh, si sa prende le mosse la tradizione del realismo politico, Berlinguer non postulava la separazione fra politica e morale cioè l'idea che la prima abbia proprie leggi e una sfera autonoma rispetto alla seconda. Qui uso il termine morale in senso ampio, ricomprendendo sia la morale individuale, cioè la coscienza che ciascun individuo ha della propria libertà e dei limiti alla stessa, sia soprattutto la morale pubblica, o meglio l'etica pubblica, intesa come una sfera obiettiva di valori condivisi. Come una base assiologica comune che tiene assieme le comunità umane e le società politiche. E la morale intesa come eticità, i tedeschi direbbero Sittlichkeit, spirito oggettivo, sulla scia di Hegel, un filosofo che infatti Berlinguer aveva studiato a fondo e che indubbiamente amava, tanto da voler fare sul suo pensiero la tesi di laurea in filosofia del diritto. E in ciò sta probabilmente un profilo dell'ascito berlingueriano di estremo interesse e per certi versi anche il più innovativo rispetto alla tradizione marxista di provenienza. Berlinguer aveva capito che la politica democratica richiede presupposti particolarmente impegnativi di etica pubblica. Non basta proclamare i diritti individuali, le libertà civili, secondo una visione atomistica della società di mercato. La nota affermazione di Margaret Thatcher, non esiste la società, esistono soltanto gli individui, a mio avviso è la negazione esatta della connotazione morale che Berlinguer assegnava alla prassi politica democratica, la quale infatti deve presumere che le comunità politiche non siano soltanto una mera sommatoria di individui, di individui che si relazionano tra di loro attraverso la logica di mercato. Oltre ai diritti individuali, quindi ci sono istanze etiche obiettive, le quali valgono di per sé e non perché gli individui le traducono in pretese soggettive. Non tutto deve riputarsi disponibile, negoziabile e perciò suscettibile di transazione economica. Ma era proprio questa la deriva a cui stava iniziando ad andare incontro la società italiana fra la fine degli anni 80, '70 e i primi anni '80. Una deriva che le riflessioni berlingueriane rilevavano con preoccupazione. Erano gli anni in cui si affermava una sorta di soggettivizzazione del valore, secondo cui, al di là delle libere inclinazioni soggettive, non fosse possibile rinvenire un'eticità condivisa, un'eticità sedimentata nel costume individuale, sociale e politico. Berlinguer, inoltre, avvertiva che il nesso necessario tra democrazia e moralità pubblica non può essere estraneo alla dimensione privata. Una politica democratica è credibile e autentica se si traduce anche in una condotta personale di vita e se alle affermazioni pubbliche degli uomini politici corrispondono coerenti comportamenti privati degli stessi. Non ci può essere una scissione tra agire pubblico e postura privata. E sotto questo profilo lo stile di Berlinguer fu esemplare. Norberto Bobbio scrisse che la caratteristica fondamentale di Berlinguer era di non avere i tratti negativi che contraddistinguono tanta parte della classe politica italiana, e cioè la vanità, l'esibizionismo, il desiderio di primeggiare. La sua vita privata era nettamente separata da quella pubblica e la sua convinta e tenace riservatezza era una condizione imprescindibile del suo agire come politico. Berlinguer credeva fermamente nel legame indissolubile tra politica e cultura. La riconquista di una politica di qualità non poteva che passare attraverso la cultura. Leggeva molto, infatti, specialmente i classici della filosofia. Nel corso della sua vita aveva riletto spesso i dialoghi di Platone e le opere di Machiavelli. La musica, in particolare quella di Wagner, lo incantava. Il nostro lavoro, diceva, non potrà prescindere dall'incontro con le forze creative per definizione. Con le forze intellettuali, della cultura, e perciò gli sembrava naturale che il primo passo di ogni politico fosse un'ottima formazione, una solida base culturale. Insomma, lo stile berlinguer, lo possiamo chiamare così, si caratterizzava per il rigore, la serietà, la sobrietà, l'equilibrio, lo studio approfondito, l'insofferenza per la superficialità. Non tentò di conquistare la scena televisiva. Non tentò di studiare le nuove tecniche di comunicazione e anzi, di fronte alle telecamere e ai flash, appariva quasi imbarazzato, di cui la tesi purtroppo molto diffusa, secondo la quale Berlinguer proponeva un modo di fare politico ormai superato dalla modernità. E anche all'interno del suo partito alcuni dirigenti lo consideravano legato sì ad una visione nobile della politica come servizio e abnegazione ma al contempo limitata e tutto sommato conservatrice, non in grado di cogliere sino in fondo i caratteri del tempo a venire. E invece il segretario del PC aveva colto meglio e più di altri i pericoli della modernità, i rischi in particolare a cui andavano incontro i sistemi democratici. Quel suo insistere sulla questione morale non aveva l'obiettivo di imporre il primato astratto dell'etica alle sfide reali della politica. Come ho già detto si trattava di un'operazione più complessa che guardava le basi di legittimazione dello Stato e che aveva l'intento di salvaguardare la classe politica, i partiti, le istituzioni e quindi la stessa democrazia italiana. Berlinguer coglieva la necessità di ricostruire o quantomeno di riformare profondamente il rapporto fra governanti e governati. Capiva che la distanza fra paese legale e paese reale si stava facendo troppo ampia e sentiva i pericoli che questo avrebbe comportato. I partiti non fanno più politica, avvertiva in un'intervista del 1981 giustamente divenuta famosa e importante. I partiti di oggi, proseguiva, sono soprattutto macchine di potere e di clientela, scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi, i più disparati i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. Sono tutte parole dello stesso Berlinguer. La sua diagnosi era precisa, senza infingimenti, ma non perché pensasse che la democrazia italiana potesse cambiare in meglio senza un ruolo forte dei partiti. È discutibile intravedere in Berlinguer... L'inizio di una deriva che poi, nei decenni successivi, avrebbe alimentato la sfiducia complessiva nei confronti della classe politica. E invece è fondato trovarvi la difesa di un modo di agire proprio di una generazione, quella che aveva conosciuto la resistenza. E ciò non può essere considerato semplicisticamente un segno del conservatorismo berlingueriano e della sua mancata innovatività. In realtà ripetita Juvent egli individuò, come mi sembra nessun altro leader politico di allora, la rilevanza dell'etica pubblica come fondamento irrinunciabile della legittimità di azione dei governanti. Il rigore di Berlinguer si espresse in molti modi e occasioni. Contro il terrorismo la sua fermezza si dimostrò assoluta e questo gli costò sia in termini politici che personali. In quel terribile 1978 perse il suo principale interlocutore, Aldo Moro. Ma la difesa della Repubblica, dei suoi principi e delle sue leggi aveva la priorità anche sulla vita dei singoli. Per lui era intollerabile l'immagine di una classe politica che trattava con i terroristi. E la sua fermezza contribuì certamente alla sconfitta delle Brigate Rosse e al superamento di uno dei momenti più difficili della storia dell'Italia repubblicana. Un'altra parola chiave dell'eredità di Berlinguer è austerità, che è stata anche ricordata nei saluti del presidente Solinas, quasi una prolusione ombra. La linea dell'austerità è una linea che emerge nel 1977 e che pertanto va contestualizzata storicamente, non può interpretarsi retrospettivamente con le categorie del presente. Adesso con la parola austerità si evocano le politiche di severa restrizione fiscale che in Europa seguirono la crisi finanziaria del 2011. E il giudizio sulla utilità e gli effetti di queste politiche, bisogna dire, è largamente critico. Hanno determinato stagnazione produttiva, hanno aggravato il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, senza significativi risultati in ordine al risanamento dei conti pubblici, e anzi, direi che in taluni casi deteriorando ancor più il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo. Insomma, si è fatta a strada la tesi che furono un errore. Orbene, è legittima l'assimilazione alla linea berlingueriana del 1977? Stiamo parlando della stessa austerità? La visione che Berlinguer aveva dell'austerità dell è la medesima? A mio avviso, no. Anzitutto perché l'austerità del 1977 era proposta in un contesto fortemente inflazionistico mentre quella del 2011 interveniva in un contesto deflazionistico, ma soprattutto perché l'idea berlingueriana di austerità si legava strettamente alla questione morale. Era infatti la critica del consumismo individuale esasperato, che produce non solo dissipazione di ricchezza e storture produttive, ma anche insoddisfazione, smarrimento, infelicità. E sono le parole di Berlinguer. L'analisi era sempre la stessa. Il problema cioè era l'individualismo possessivo della società di mercato, la sfrenatezza edoistica della propensione individuale al consumo ormai sdoganata. Tutto questo, a giudizio di Berlinguer, corrodeva l'etica pubblica e sfilacciava il legame sociale con tutto quel che ne derivava, e cioè gli sprechi, i consumi, superflui, i consumi privati superflui, la dinamica perversa della spesa pubblica, e sono sempre le parole di Berlinguer. Il problema quindi non era la spesa pubblica in sé, bensì la sua dinamica perversa, l'uso cioè della spesa pubblica in chiave improduttiva e in modo regressivo sotto il profilo fiscale e redistributivo. Ma se la questione morale si ricollega al discorso sull'austerità, questa a sua volta si connette, direi quasi naturalmente, alla questione ecologica, che Berlinguer ebbe il particolare merito di proporre tra i primi nel dibattito pubblico italiano. Questo è un aspetto che raramente viene sottolineato come meriterebbe. Forse lo aveva in tal senso supportato il fratello Giovanni, che era particolarmente sensibile ai temi e ai problemi dell'ambiente. Certo è che egli si rivelò un precursore. Neanche la Costituzione, come si sa, dedicava alla questione ambientale uno spazio adeguato. È una lacuna cui, peraltro, si è rimediato solo di recente con la legge costituzionale numero 1 del 2022. Ma la cultura comunista tradizionale trascurava il pensiero ecologista. Nel 1979 Berlinguer, al 25 congresso del partito, comprese che era necessario porre il problema della interdipendenza tra l'uomo e l'ambiente. Non c'era ancora una vera e propria cultura ambientalista, ancora non si parlava di sviluppo sostenibile, con una formula che è tutto sommato relativamente recente. Ma si intravedeva un percorso che il segretario si incaricava di indicare. Infatti, Berlinguer coglieva il senso dei grandi processi. Dei mutamenti del mondo, con uno sguardo ampio, con i pensieri lunghi, come Umberto Gentiloni Silveri ha messo in evidenza in un libro dedicato proprio al politico sardo. E tra i pensieri lunghi di Berlinguer c'era quello che riguardava la collocazione internazionale del Partito Comunista e per certi versi anche della Repubblica Italiana. Sotto la sua guida il PC conobbe un'evoluzione importante, cambiarono i rapporti con l'Unione Sovietica e si prepararono significative aperture nei confronti degli Stati Uniti d'America. Ma il dato più importante forse è che si guardò all'Europa in modo nuovo. Con Berlinguer il PC iniziò a maturare una coscienza europeista. Nel 1976 il segretario propose ad Altiero Spinelli di candidarsi nelle liste comuniste. Dimostrò coraggio Berlinguer, molto più di quanto alcuni a suo tempo gli riconobbero. Nel novembre del 1977, a Mosca, Sessant'anni dopo la rivoluzione d'ottobre, riaffermò i valori della libertà, della democrazia, del pluralismo, dichiarata ormai esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre. Certo, mancò una rottura totale con il socialismo sovietico. Nei fatti, però, la distanza, anche sotto il profilo ideologico, era abissale, come dirò tra poco con riguardo al problema del capitalismo. L'autonomia del PC berlingueriano in campo internazionale non fu mai effettivamente in discussione. La sua prospettiva, forse in qualche misura vellitaria, era di coniugare socialismo ed europeismo sotto la bandiera dell'eurocomunismo. La ricerca di questa strada, nella sostanza, fallì. Ma il suo impegno in politica estera lasciò ai posteri un messaggio carico di coraggio e di idealità per la pace, per il disarmo, per il superamento dei blocchi. Vorrei chiudere con un tema cruciale: Berlinguer e il capitalismo. Il tema è cruciale, a mio avviso perché egli fu il leader del più grande partito comunista dell'Occidente democratico e capitalista. E lo fu negli anni in cui il partito otteneva i consensi elettorali più grandi di tutta la sua storia. Ebbene, quale fu la posizione di Berlinguer sul capitalismo? Direi che se consideriamo l'evoluzione dei primi anni ottanta, fu un approccio perfettamente in linea con la Costituzione italiana. Anzi, direi che era il medesimo approccio. Nell'intervista a Scalfari del 1981, l'orientamento di Berlinguer non è più fieramente e rigidamente anticapitalistico. È certamente critico nei confronti di questo modo di produzione, ma è lo stesso atteggiamento critico che si evince dal dettato costituzionale, il quale infatti riconosce a un tempo la legittimità e i limiti del capitalismo. Per un verso Berlinguer ritiene e qui riporto le sue testuali parole che il tipo di sviluppo economico e sociale capitalistico sia causa di gravi distorsioni, di immensi costi e disparità sociali, di enormi sprechi di ricchezza. Ma subito dopo precisa, sempre testuali parole, di non voler seguire i modelli di socialismo che si sono finora realizzati, cioè una rigida e centralizzata pianificazione dell'economia. E ciò nel presupposto che il mercato possa mantenere una funzione essenziale, che l'iniziativa individuale sia insostituibile, che l'impresa privata abbia un suo spazio e conservi un suo ruolo importante. Eppure queste sono le parole effettivamente spese da Berlinguer. La sua proposta era infine quella di discutere in qual modo superare il capitalismo inteso come meccanismo, come sistema che crea masse crescenti di disoccupati, di inoccupati, di emarginati, di sfruttati. Per Berlinguer, insomma, la questione non era se dovesse esserci il capitalismo, ma quale capitalismo. E in ciò sta, a mio avviso, uno degli elementi più importanti di novità della sua riflessione insieme politica e morale. In conclusione, l'eredità di Berlinguer in molti suoi tratti appare ancora oggi scomoda, intensamente collegata ai sacrifici personali e collettivi, ma destinata a essere largamente apprezzata dal paese reale. E al di là dei giudizi di conservatorismo, quel politico nato a Sassari cento anni fa ci appare profondamente moderno. Il suo tentativo, evidentemente riuscito, di coniugare rigore morale, abnegazione e politica democratica rappresenta un modello di riferimento senza tempo. Per tutte queste ragioni, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari ha proposto all'Ateneo di conferire un attestato di benemerenza a Enrico Berlinguer che fu studente brillantissimo della loro facoltà di giurisprudenza. E infatti, prima di trasferirsi alla Sapienza di Roma, sostenne a Sassari 15 esami su 22, tutti con la media di 30 trentesimi e ben 5 lodi. Chiese di fare la tesi di laurea sulla filosofia del diritto pubblico di Hegel, tesi che purtroppo non fu mai completata. Ma ponendo nella maturità politica la questione morale e ponendola con più forza di chiunque altro, è sicuro che Berlinguer avesse ben appreso la lezione hegeliana. Grazie. Ah, non vorrei lasciare questa ola magna senza rivolgere anzitutto un saluto all'Ateneo di Sassari, al suo rettore, al corpo accademico. Un saluto a tutti i presenti, alla ministra dell'Università, dell a Presidente della Regione. Un saluto particolarmente intenso alle figlie e al figlio di Rico Berlinguer. E vorrei esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa dell'Ateneo. Poc'anzi il rettore ha scoperto una lapide. Il ricordo di Enrico Berlinguer, mi è parso di vedere in questo, in, questo, in questo gesto, da un lato l'orgoglio dell'Ateneo per aver concorso a formare un protagonista della vita democratica del nostro paese, e dall'altro l'omaggio a questa figura, appunto, protagonista nella vita del nostro paese. La figura di Berlinguer è stata ampiamente tratteggiate in questi interventi io mi limito soltanto a ricordarne, a sottolineare la tensione morale costantemente espressa e sollecitata e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due aspetti inscindibili fra loro, strettamente collegati, che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica. Ora il magnifico rettore conferirà alla memoria l'attestato di alta benemerenza a Enrico Berlinguer, già studente nel corso di laurea in giurisprudenza di questo ateneo. Invitiamo la dottoressa Bianca Berlinguer per il ritiro della pergamena dell'attestato di alta benemerenza. Le motivazioni le motivazioni Dell'attestato di alta benemerenza sono queste, per l'esemplare figura morale e gli alti valori che ne hanno caratterizzato la vita: l'onestà di uomo politico, riconosciuto in sede internazionale, le dotti in di integrità e dedizione al bene comune, lo spirito critico, l'impegno intellettuale. E la passione civile nei ruoli ricoperti con forte senso delle istituzioni, l'attenzione per i diritti dei lavoratori, il costante sostegno alla classe operaia, alle persone più deboli, ai giovani, in difesa della Repubblica democratica e della Costituzione italiana, dato a Sassari a 25 maggio 2022, firmato dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza il professor Comenale Pinto e il magnifico rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti. Poche parole davvero per ringraziare di questa iniziativa che adesso vi racconterò perché ci tocca particolarmente, proprio per la storia di papà, di suo nonno e, e di nostro zio Giovanni. Intanto grazie davvero al signor Presidente della Repubblica perché è stato voluto essere qui oggi, al magnifico Rettore, al Presidente della Regione, alla signora Ministra, al Sindaco a tutti i docenti universitari che sono presenti per questa iniziativa che ci emoziona molto e credetemi avrebbe fatto felice soprattutto nostro padre. Prima di tutto perché è stata voluta dalla città dove è nato, dove è avvenuta la sua prima formazione culturale e politica, che ha sempre portato nel cuore e che ci ha insegnato fin da piccolissimi ad amare profondamente dove ha trascorso eh, qualche mese in prigione, come sapete nel carcere di San Sebastiano, perché è accusato di aver guidato la rivolta del pane in quegli anni di dopoguerra e da lì decise di aderire poi al Partito Comunista Italiano, una scelta di vita che lo avrebbe accompagnato fino alla morte, ma che poi non lo portò a, a poter finire i suoi studi di giurisprudenza, che insomma aveva, a differenza di quelli del liceo, portato avanti con grande profitto e, però poi la sua scelta è stata un'altra e quindi la tesi non è mai stata discussa e di questo di non aver potuto finire quegli studi si era amaricato sempre per tutta la vita quindi questo riconoscimento per noi oggi è davvero prezioso perché sono sicura che lui ne sarebbe stato felicissimo e suo nonno anche si dispiacque molto per questo tant'è che quando eh, anche mio zio manifestò l'intenzione di dedicarsi alla politica. Mio zio Giovanni andrà da Togliate e gli dirà: Eh, no, mi hai già rubato un figlio, questo secondo non te lo do fino a quando non si laurerà in medicina. E così è andata. Mio padre poi si è dedicato a tempo pienissimo alla sua attività dentro il Partito Comunista mentre mio zio si è laureato. Ecco, anche per questo ricordo così vivido e che ci è stato sempre tramandato in questi anni, vi siamo particolarmente grati. Due parole su papà, su quello che è stata anche diciamo la nostra esperienza di figlia quasi 40 anni dalla sua morte. Se a tanti anni di distanza da quel giorno del suo funerale questo paese lo ricorda con affetto, emozione e grande rimpianto, un'emozione che ci fa pensare a quella assolutamente spontanea che lo accompagnò dall'aeroporto quando dall'ospedale dall di Padova. Andammo a Mestre a prendere l'aereo del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che ci aveva detto voi tutti tornerete a Roma con me insieme ad Enrico. E sotto una pioggia incessante tantissime persone spontaneamente. Vollero appunto scendere in strada per eh, salutarlo, per eh, dargli l'addio eh, per l'ultima volta. Io Voi avete ricordato delle frasi che vi sono piaciute particolarmente, di quelle dette da nostro padre. Io ne vorrei ricordare una che dà il senso per, giusto di come è stata la sua vita, almeno per come. L'ho pensata io. È quella che dice: noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile e intricato mondo di oggi, possa essere conosciuto, interpretato, trasformato, messo al servizio dell'uomo, del suo benessere della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita. E la sua vita è stata interamente dedicata al raggiungimento di questo obiettivo. Prima di chiudere un ringraziamento particolare al presidente Mattarella per essere qui oggi, anche perché il suo stile e il suo impegno così sobrio e autentico in un momento tanto difficile per la storia di questo paese ci ricorda un altro presidente, quel Sandro Pertini che volle essere vicino a papà fino all'ultimo, riportarlo a casa a Roma con il suo ero presidenziale, come sono le sue parole, un amico fraterno, un figlio, un compagno di lotta che non ci lasciò mai soli in quei terribili giorni di Padova e che seppe interpretare il diffuso sentimento popolare di dolore, quel sentimento che superava appartenenze, partiti, che opzioni ideologiche, al suo funerale c'era chi salutava con il pugno chiuso, ma in tantissimi salutavano facendosi il segno della croce. Ecco, in tutto questo c'era il riconoscimento che eh, la vita eh, di papà era stata messa prima ancora che eh, naturalmente a disposizione degli interessi, di quello che pensava fosse il bene del suo partito, a disposizione degli italiani e di quell'Italia che amava così profondamente. E un ultimo ricordo, quando arrivavamo a Ciampino, a poche ore della sua morte, con Sandro Pertini, mia madre, vedendo che sulla sua bara c'era solo la bandiera del Partito Comunista Italiano, volle assolutamente che ci fosse anche il tricolore perché ci disse ricordatevi che vostro padre, prima di tutto, è stato un italiano che ha amato intensamente il suo paese. Grazie a tutti per questa iniziativa. Restiamo un attimo qui in Romagna, il al termine di traductiva un rinfresco che è stato organizzato giù nel piano terra del Palazzo Storico dell'Ateneo ringraziamo tutti della partecipazione. Grazie.